Abracadabra! Chissà quale elettrodomestico ci sarà qua sotto! Sei pronta? Sì. Voilà! Impazzire i bambini. E allora iniziamo. Lo so che in questo momento state pensando: basta Valli con tutti questi elettrodomestici. Però questo vi salva la vita, perché se avete compleanno, comunioni, che ne so, un onomastico, con questo i bambini rimangono fermi in fila lì in attesa, in adorazione a vedere voi che fate lo zucchero filato. La spesa è assolutamente contenuta, è della Hausnut, vi lascio il link in descrizione, lo trovate su Amazon, ed è una di quelle cose che vi assicuro renderà la vostra festa specialissima. Vi faccio vedere come funziona, il funzionamento è semplicissimo. L'utilizzo è semplicissimo, però mi raccomando, non è una cosa da far fare ai bambini, anche perché c'è la resistenza, è molto caldo e ci si potrebbe bruciare. Adesso, ben riscaldato, una volta che ha riscaldato, vado a prendere un, con il dosatore che c'è insieme alla confezione, un tanto di zucchero. Non fate come me che all'inizio lo lanciavo direttamente dentro, no, prima bisogna spegnerlo. Dopo che è spento e ha smesso di girare, altrimenti vi assicuro vi schizza zucchero dappertutto, vi trovate, ok? Andate a inserire e adesso lo fate ripartire un'altra volta. E adesso ci crea lo zucchero filato. Altra cosa, vi ricordate quando si andava alle giostre che i giostrai facevano tutto così lateralmente? Anch'io, pensando a quando ero piccola che facevano così, cercavo di fare così, invece no. Qua dovete arrotolarlo sopra, no, quindi non lateralmente. Lateralmente solo per prendere il primo. Dopodiché si fa in questo modo. Torna bambini, mamma mia, con questo profumo di zucchero filato, una meraviglia. Potete anche fare direttamente così sopra, è molto molto semplice, solo questione che chiaramente essendo caldo è meglio che lo faccia sempre un adulto. Bambini impazziscono, proprio impazziscono. Di volta ce la fai lo zucchero filato, ma non è che ogni giorno gli posso fare lo zucchero filato, Vi racconterò anche una cosa simpatica, addirittura i miei figli si volevano fare qua fuori una specie di bancarella per rivendersi lo zucchero filato. Vabbè, hanno già manie da imprenditori i miei figli, che ridere. Guardate com'è semplice, avete visto? Stiamo già creando lo zucchero filato, basta girare su se stesso, basta, il gioco è fatto. E lo zucchero filato, ecco a voi, bello che fila, è buono, si ritorna bambini. Mamma, ma ti stai mangiando il mio zucchero filato? Non sono assaggiato. Ma mi fai quello alla fragola? Giusto, adesso vi faccio vedere anche quelli aromatizzati. Appena presa la macchina per lo zucchero filato, ovviamente mie figlie hanno iniziato: ah, ma noi lo vogliamo come quello alla banana, alla fragola, alla menta, qua là su e giù. Allora ho voluto sempre provare per voi dei gusti che ho trovato sempre su Amazon, che sono praticamente zuccheri aromatizzati. Allora abbiamo, ho provato il marshmallow, che è buonissimo. Poi c'era la vaniglia, lo stesso, è piaciuta molto, a me è molto dolce. Fragola è proprio buona. Questo è quello che mi è piaciuto di più, che è la mela. Coca-Cola sembra medicina, almeno a me. Bambini la mangiano lo stesso, però a me non è che mi abbia fatto impazzire come gusto. Adesso dice vuole quella alla fragola, accontentiamola. Stesso procedimento, bisogna sempre far riscaldare bene la macchina dello zucchero filato per almeno quei 5 minuti, poi spegniamo e mettiamo lo zucchero. Anche in questo caso ho fatto riscaldare la macchina, spengo, altrimenti vi spara lo zucchero dappertutto. Andiamo a mettere al centro lo zucchero e riaccendo la macchinetta. We'll be right back.
girandolo così velocemente potete dare una forma davvero fantastica allo zucchero filato, così sarà anche bello da vedere. Avete visto? Con questo tipo di zucchero, la quantità chiaramente dello zucchero filato, essendo zucchero come se fosse sale grosso, viene molto di più. Alice? Siamo pronte all'assaggio? Com'è? Buonissimo. Buonissimo? Avete visto? La felicità con un po' di zucchero. Molto semplice a... senza il gallo. Molto semplice anche la pulizia. Infatti basterà ruotare questa base qui, che si toglierà, va messa semplicemente in ammollo in acqua calda e si pulisce in un attimo. Buonissimo. Vi ricordo che troverete il link di tutti questi prodotti in descrizione. Per oggi è tutto, con la felicità di Alice. Cosa diciamo sempre noi? Ciao da Mari!